Comptez mes doigts. Bella a tutti ragazzi, Tumarsic, che bentornati al mio canale. Oggi signori siamo di nuovo qui su GTA 5 Online, perché hanno aggiunto una nuova modalità competitiva che appunto si chiama Spuntanati, una roba del genere, e andremo a provarla insieme. Per chi magari ancora non ha visto, non è aggiornato su sto fatto, subito andiamo veloci. Intanto, come vedete, il pupazzetto dietro la maglietta che rende tantissimo, una cosa davvero molto bella. Se volete iscrivervi alla crew, farne parte, libera tutti, lascio sempre il link in descrizione, mi sono dimenticato di dirlo nello scorso video. Quindi unitevi alla crew e avrete anche il pupazzetto qui in omaggio dietro le magliette o sopra l'auto, che fa davvero figo. Allora andiamo subito su online, avviatività, solito, create da Rockstar, modalità competizione, e si chiama spuntanati, ovvero 1, 2, 3, 4, andiamo in ordine di mappa, ma andiamo direttamente nella 1 e vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, vedo già un bel luogo con la cascina, tutto un po' abbandonato, quindi sarà qualcosa dove bisogna massacrare i nemici. E ho visto dalla miniatura, qualcosa del genere, che c'erano dei sacchi di soldi per terra, quindi magari sarà qualcosa riguardante anche i soldi, tipo magari proteggere dei soldi o chi ne porta di più via. Ora vedremo, perché ora non l'ho mai provata e voglio provarla appunto ora, se si darà una mossa. Ok, il tizio ha avviato la sessione, si è deciso finalmente. Come ben sapete, ogni volta è sempre la stessa storia, quando sono host gli altri che devono per forza entrare in 3000 persone. Però vabbè, chi è sto stronzo che parla? Madonna di Dio, si qua. Noi siamo una squadra arancione, vestito con i juggers, guanti e la tuta sopra, ovvero come il glitch per fare i juggers uguali. Mi muovo prima che mettano pronto, ce ne vuole, perché è sempre così, sempre così. Elimina i vici e ruba i loro punti. Abbiamo una valigetta in testa che credo che segnano appunto i punti. Vediamo un po' di non fare figure di merda. Tanto un nostro alleato è stato abbattuto. Noi abbiamo preso questo. Beta. Guarda, dai, e uccido da dietro. Bravo, grande. Abbiamo preso una valigetta. L'altra valigetta è intanto ancora lì. Aspetta che andiamo a recuperarla, se non ci fanno secchi. Ah, sono i soldi, ecco, bisogna prendere i soldi, non sono valigette. Ok, mi hanno seccato. Il fatto che devi prendere la valigetta. Ah, è tipo... Ok, ora mi è venuto in mente. Adesso non mi viene in mente però il nome della modalità di Black Ops 3. Mi pare che è frammento, una cosa del genere, dove appunto ci sono... Vaffanculo. Ci sono appunto questi punti. Tu elimini un nemico e rubi il suo punto. Poi ogni volta che c'hai tipo 20 punti, se ti uccidono, loro possono prendere tutti i 20 punti. Quindi rimani un po' nella merda se ti inculano tutti i punti. Ma quanti cazzo ce n'erano? Ruba. E passa sopra. Scemo Nid. Non c'è tipo... Non c'è tipo un deposito, qualcosa dove portarli, com'è possibile? Perché poi tipo su Black Ops 3 c'è appunto un deposito dove tu porti tutti i punti, porti. E fai salire la squadra, però non capisco dove cazzo è il deposito dei punti qui. Ah? Dietro la staccionata? Quello di Peppa Pig, come si chiama? Scherzi? Ma la carabina non la batte nessuno. Perché non ci sono i sacchi? Perché non ha lasciato sotto i sacchi quando è morto? Dove stai camperando, Finocchio? Guardalo lì, che merda. Che cazzo camperi? Un cacciavo proprio sputo di vita, incredibile. Infatti mi ha preso quell'altro. Però devo capire dove si portano questi sacchi, perché è impossibile che li puoi tenere soltanto in mano. È che è una cosa assurda se è così. Comunque abbiamo vinto, non so nemmeno come, però vabbè, perché appunto se vinciamo questo in teoria non ci dovrebbe essere lo spareggio, in teoria. Oh, non mi mira perché c'è la ringhiera. Pezzo di merda. No, non riesco a capire come cazzo sia possibile. Dai, dobbiamo prendere tutte queste cazzo di valigette e di soldi. No, vabbè, ma davvero, mi ha shottato, ma raga, io non riesco a capire, ma come cazzo si gioca a sparare su sto gioco, ma davvero? Loro in due colpi ti uccidono. Ma mi dovete insegnare, qualcuno che mi insegni, lo pago, cioè. Ma cazzo è possibile? Boh, io non riesco a capire. Comunque abbiamo vinto di nuovo, non so come. Oh mio Dio, che faccio? Ma che cazzo? Che brutta! Vabbè, comunque avete capito più o meno com'è la modalità. Vabbè, mi ha lanciato la granata. Ha detto, tifoso camper, toglitela. Giustamente, la voglia di camperare tra fan venire. Che non è possibile una cosa del genere. Eccolo lì. Visto la testolina. Sciduri da merda. Scontro tra camper.
Dove cazzo è? Oh, lo così, a cazzo l'ho preso. Va bene, vincitore di nuovo. Questi round abbiamo vinto, poche parole. Adesso basta, cioè, non credo che ci sia un quinto round. Minchia, quanti cazzi di soldi. Anche aumento di rango. So, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un like, condividere il video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, uccidere questo figlio di puttana che parla mentre parlo io, passare al social in descrizione e passate dalla crew, iscrivetevi alla crew che fa piacere avere membri, così possiamo fare anche gare insieme. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella.